Hitachi, alta tecnologia dell'immagine. È l'ora del controllo della popolazione. Ma cosa diavolo succede? Cos'è stato? Ho paura, voglio uscire di qui! Lasciami andare, voglio uscire! Voi, andate di là, presto! Venga, mi segua. La prego di scusarmi, ma oggi è stata una giornata un po' movimentata. Spero che non si tratti dell'uomo che sto cercando. No, quello era uno dei soliti terroristi che voleva sfuggire alla nostra giustizia. Bene. Mi segua. Dopo tutti questi anni, c'è una visita per te. Presumo che lei sia Mr. Clifton Simpson, spia privata internazionale. Sì, sono io. Oh, bene. Io sono Steve Lasker del New York Times.
quale paese viene? Dagli Stati Uniti d'America, ovviamente. Allora, sono sempre in attività, non è vero? Ora più che mai. In che anno siamo? Nel 2013. Oh, merda! Oh, io comprendo bene la sua amarezza per aver passato 28 anni in questo buco di prigione. Ma lei cosa vuole da me? Vuole vendermi un abbonamento al New York Times? No, signore, sono qui per ascoltare la sua storia, la sua vita dell'incredibile Mr. Simpson. Davvero? Me ne parli allora, figliolo? No, è lei che deve raccontarmela. Ho fatto un lungo viaggio per sentire la sua storia, signore. La mia storia. Sono stato per così tanto tempo rinchiuso in questo buco che la mia mente non riesce a ricordare chi sono né qual è il mio passato. Andiamo, Mr. Simpson, il pubblico americano scalpita per avere sue notizie. Dimmi, siamo ancora in guerra col Medio Oriente? Il Medio Oriente si è arreso nel 1996. Ora siamo noi ad occupare il Medio Oriente. E la Russia? Dannazione, perché ci avete messo tanto tempo a trovarmi? Cristo santo, non è colpa mia se è solo da un mese che siamo riusciti a trovare questa prigione. Che diavolo è successo? Come mai è finito qui? È una storia brutta e lunga. Avanti, perché non me la racconti? Ti ricordi l'OPEC? Sì, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, ma non esiste più ormai. Gli Stati Uniti controllano tutto sotto il marchio Besto. La Russia ora è il 53esimo stato degli Stati Uniti. Ogni problema è risolto. Dunque, tutti i miei problemi cominciarono nel settembre del 1985. Si teneva il congresso annuale dell'OPEC. Dalla Casa Bianca al deserto sabbioso del Medio Oriente, il vostro Barry Lyndon è oggi a Los Angeles. Come potete vedere dalle numerose bandiere qui sulla terrazza nord del Golden Sands Hotel, tutti i paesi che fanno parte dell'OPEC sono oggi qui rappresentati. Questa sessione straordinaria dell'OPEC prosegue ormai da 3 giorni e il suo scopo è quello di stabilire i nuovi prezzi per il mercato mondiale del petrolio. Comunque, siamo stati informati che il motivo del ritardo è dovuto al fatto che Mr. Fairley J. Fairbanks, presidente numero uno della più grande raffineria petrolifera degli Stati Uniti d'America, la Besto, è bloccato in una lunga discussione con Chief Mumu, il presidente della Confederazione dei produttori di petrolio di Petrolia, sulle nuove richieste avanzate dalla WAPO alla Besto per l'OPEC. Fairbanks dice che se non abbasseranno i prezzi, tutti i produttori di petrolio del Medio Oriente, e cito le sue parole, possono riprendersi il petrolio e sciacquarvi i pantaloni di Chief Mumu. Ecco, stanno uscendo in questo momento, sì. C'è Mr. Fairbanks e la sua adorabile figlia Shelley. Mr. Fairbanks, buongiorno. Mi scusi, sono Barry Lyndon, del Canale 3. Come? Dove sono tutte le altre reti televisive? Sono impegnate nel Salvador. E cosa stanno facendo laggiù, tesoro? Calma, Shelley. Non importunare il signor Lyndon. Cosa vuole sapere? Ha convinto Chief Mumu ad abbassare il prezzo del petrolio? Mio caro Lyndon, tutta questa faccenda di mercanteggiare sui prezzi dell'OPEC è solo un diversivo per coprire le infami attività della AMTD. Cos'è la AMTD? È l'Associazione Mondiale Trafficanti di Droga, tesoro. Basta così, Shelley. Potrebbe darci qualche dettaglio, Mr. Fairbanks? Chief Mumu è il capo supremo della AMTD. E insieme all'Ayatollah Khomeini, al colonnello Gheddafi e a Yasser Arafat. Chi è quella ragazza con quelle tette giganti? È la signorina Shelley Fairbanks, la figlia di Mr. Fairbanks. È una famosa ninfomane. Ninfomane? Incredibile. Pensa che ridurrà i prezzi? E come se lo farà? Quei fottuti devono pur mangiare. Che cos'è una ninfomane? Una casboia. Ah! Cashboia! Cashboia! E le piacciono i cashboios? Oh, cashboios! Va bene, grazie, dono. A te, mio impotente! Andiamo, Shelley, lo show inizia tra 40 minuti. Non voglio perdermi il primo spettacolo. Oggi ho una lezione di tennis.
Lei gioca? Credo di avere un'idea. Sì, mio impotente. Ma sfortunatamente tu sarai il mio uomo chiave per questo. Non ti fidi di me. Proprio così, ecco perché è lui il mio uomo chiave. Oh Petrolia, oh Petrolia, noi rompiamo fino alla noia. Basta! Io odio il nostro inno nazionale. Buongiorno, Chief Mumu. Buongiorno anche a te, oh caro figlio del coso, del canale. Grazie. Grazie di cosa? Senta, posso chiamarla Chief oppure... Io credo che Capo Supremo sia ok. Ok. Ho capito. Ok. Ho molta nostalgia della mia cucina. Immagino che tornerà nella sua villa per il weekend. Sì, ho una villetta sulle colline nei dintorni di Los Angeles. Mi scusi. Sa com'è? Ho dei problemi. Oh, sì, Capo Supremo. Soltanto un paio di domande ancora. Ok. Ma niente domande che riguardino l'avidità, il potere, la tirannia, il denaro, il terrorismo, l'ipocrisia o la lussuria. E si ricordi bene, il presidente Nixon mi ha dato un elicottero. Sì. Che cosa ne pensa di Mr. Fairbanks? Quello lì è un gran merdone. Un gran merdone! Io non c'entro niente con la MTD. Non sono mai stato a Mosca e l'Ayatollah Khomeini non è neanche il mio tipo. Non è neanche il suo tipo. Che pensa di Gheddafi? Il colonnello Gheddafi una volta mi spedì un biglietto di auguri. Questo è tutto. Questo è tutto. L'intervista è finita. Quello stronzo di Fairbanks, figlio di un cammello. Di un dromedario. Che sua madre venga violentata da un'orda di camellieri afghani. Facciamogli saltare i genitali. I genitali? Foot foot. Ah, foot foot. Foot foot un corno, Dodo. Procedi con il piano. E quando avrò finito con la besto, Mr. Fairbanks desidererà che suo padre fosse stato un eunuco della Cappella Sistina di Roma, Italia. Alleluia! Ricorda, Dodo, quando avrete portato a termine il piano del sequestro, voglio che voi due stronzoni torniate alla villa. Ora me ne vado. Ok, impotente. Ma di quale piano parlo? Te lo spiego in macchina. Sì, ma a chi stacchiamo i foot-foot? Ma che cazzo dici? Apri la porta, apri la porta! Sono sempre con me. Imbecille, vieni qui! Ah, stavolta non vado a piedi. Ah, grazie. Fu proprio dopo quel congresso dell'OPEC che iniziarono tutti i miei guai, ragazzo. Da allora venne coinvolto con Chief Mumu. E fui coinvolto anche con i desideri bollenti della figlia di Mr. Fairbanks. Shelly combinò un bel casino. Ma dobbiamo fare un po' in fretta. Ho una lezione di tennis tra 8 minuti e devo allenarmi molto al servizio. Agli ordini. Merda, fa anche lo spiritoso. All'assalto! Rose, sei la migliore psichiatra del paese. Devi aiutarmi. Shelly è ormai una ninfomane senza controllo. Sai, piccolo Frizzi, mentre facevamo l'amore, sognavo di farlo con un'intera squadra di football.
Che ne dici di un bacio d'addio, Shilly? Frizzy, niente baci, ricorda che sei l'autista. Mi spiace. Devo accompagnare tuo padre in città prima che finisca la partita di baseball. Vattene via di qui, Frizzy. Va bene, buona lezione di tennis. Tennis? Maledizione, ho dimenticato la lezione! Guarda, Fifi, eccola là! Sì, la vedo, Dodo! Buongiorno, Emil. Ha visto per caso l'istruttore di tennis? Non ancora, signorina Shilly. Mi avvisi appena arriva, mi raccomando. Certo, signorina. Ecco l'etere spray istantaneo. Ora, quando ti do il segnale, tu corri e le spruzzi un po' di spray sul viso. Sul viso. Capito? Capito. Voglio sperarlo. Mr. Denton, il suo istruttore, ha mal di schiena. Oh, mi spiace molto. Mi ha chiesto di sostituirlo. E qual è il suo nome? Big Bill Tilden Gandhi. Big Bill Tilden Gandhi? Ottima pronuncia. Ora, lasci che le mostri cosa non funziona nel suo servizio, signorina. Ok. Prenda le mie palle in mano. Prenda entrambe le palle. E come le sembrano? Normale. Molto bene. Prima di tutto tenga la racchetta sulla sua testa. Ora alzi lentamente le mie palle. Guardi in alto, in cielo. Errore, mi ha fatto cadere le palle. Dodo, perché le hai detto che ti chiami Big Bill Tilden Gun? Sta zitto! Questa ragazza pesa come una grossa balena! Mi raccomando, Fifi, mettiamola dietro sul sedile! Certo, Dodo, ho paura, Dodo. Ma spicciati, non fare l'idiota! Sì, sì, va bene. Forza! Te l'ho già detto che ho paura. E sta zitto! Va bene. Clifton Simpson, spia privata. Ah, professor Dent. Sì. Ha un caso per me? Oh, splendido. Vengo subito da lei. Va bene. Mister Farley Fairbanks. Bene. Bene. Va bene, allora ci vediamo a scuola. Bene, grazie, professore. Wow! Costerà un po', Mr. Fairbanks. Ah, non mi interessa quanto verrà a costare, professor Dent. Oh, Clifton, eccoti qui. Siediti pure. Grazie, signore. Ti presento Mr. Farley J. Fairbanks, presidente della Best Oil Company. Ah, sì, devo aver visto una sua foto su una rivista. Al diavolo. Bene, come va, Mr. Fairbanks? Non molto bene, purtroppo. La figlia di Mr. Fairbanks, Shilly, è stata rapita da Chief Mumu di Petrolia. Temo proprio che Chief Mumu non sia una brava persona, Mr. Fairbanks. Farebbe meglio a ritrovarla, sua figlia. E dimmi, perché credi che sia qui, stronzo? Bene, cosa possiamo fare per lei? Vede, Clifton, il governo degli Stati Uniti e l'FBI non vogliono essere coinvolti. Tutto ciò rovinerebbe le trattative sul petrolio. Inoltre, sarebbe rischioso per Washington e creerebbe dei nemici a Mr. Fairbanks. Io non ho nemici, ma comunque non sopporto i miei amici. Immagino come sia diventato il capo della Best Oil.
$1,000,000 se ritrova mia figlia Shilly tutta d'un pezzo. Tutta d'un pezzo. Tutta d'un pezzo. Tutta d'un pezzo. Stronzo. Fifi, se per caso vedi aggirarsi qualcuno in questa zona che cerca di liberare la figlia di Fairbanks, tu eliminalo! Sì, grandissimo. Se non riusciamo ad ottenere l'aumento dei prezzi dall'OPEC, non avremo abbastanza denaro per comprare la droga dalla Colombia. E Gheddafi si incazzerà! È vero! Ma, grandissimo, potremmo aspettare finché la Russia conquisterà la Columbia e il resto del mondo. Un gran figlio di un cammello scemo! Potranno anche accusarmi di essere un tiranno, un bastardo, un terrorista, un sifilitico persino, ma un comunista, giammai. Io sono troppo liberale per essere un comunista. Non rientra nel mio stile. Non è nel suo stile. Cosa sta facendo la nostra cara Miss Shilly Fairbanks? L'ho rinchiusa nella sua stanza da letto. Il grande eunuco la sorveglia. Bene, il grande eunuco. Cosa ci facciamo nel laboratorio? Il professor Dent vuole che ti istruisca per l'azione. Quale azione? L'azione che riguarda una spia, scemo. Oh, è vero. Ha un buon profumo. Metti giù quella piscia di topo e ascolta. Avrai certo sentito nominare le autobomba, bombe nelle suite d'hotel e sugli aerei di linea. Sì, signore, atti di terrorismo. Bene, vieni con me. Dove vuole che mi metta, signore? Vai laggiù. Bene, Clifton, vedi questo manichino? Certo. Questa è la nostra prostituta di taglia media. Ecco, ora cosa ci serve? Una bomba umana. Una bomba umana? Questa bomba può essere inserita nel delicato organo femminile e senza alcun dolore per il soggetto. Ok. Dov'è il detonatore? È così minuscolo che non può essere visto dall'occhio umano. È incredibile. Quando la bomba è inserita, la signora è attivata e diventa una bella trappola vivente. Così, così praticamente quando si compie l'atto sessuale, il calore del suo corpo aumenterà notevolmente a causa dell'orgasmo, fa scoppiare la bomba e lei e il suo partner spariscono dalla faccia della terra. Bravo, hai capito perfettamente. Siamo gli unici al mondo ad avere una bomba umana? No, nello stato di Petrolia i capi tribali usano queste bombe umane per eliminare i loro nemici. Cosa sta cercando di dirmi, signore? Soltanto che se tu sarai inviato a Petrolia e sarà così, quell'arnese che hai tra le gambe ti potrebbe mettere nei guai. Sì, signore, non dimenticherò le sue parole. Ecco, prendi questa bomba umana. Potrebbe servirti un giorno. Bene. Domani andrò a far visita alla villa. Sì, Mr. Fairbanks, non si preoccupi, tutta d'un pezzo. Arrivederci, Mr. Fairbanks. Vaffanculo. Come proseguono i preparativi per la festa del mio compleanno? Sto facendo le prove della solita danza della Vergine. Bene. Allora, cosa hai saputo di nuovo in città? Mr. Fairbanks ha assunto una spia privata per liberare sua figlia. Una spia privata?
Credevo che avrebbero trovato qualcosa di meglio di una spia. Quel verme. Come si chiama questa spia privata? Il suo nome è Clifton Simpson. Mandami qui, curva. Curva! E sparite di qui! Il modo migliore per arrivare alla spia è usare una delle mie mogli come trappola umana. Raddrizzati, mia curva. Vieni e siedi qui a fianco del tuo maestro. Bevi, mio piccolo fiore del deserto. Ti obbedirò, signore, fino alla morte. Fino alla morte. Brava! E allora a Petrolia! A Petrolia. Ti senti un po' meglio? Mi dispiace, mio signore. Devo essermi appisolata. Curva. Ecco, ci sarebbe un lavoretto per te. Ho bisogno di te. Ti prego, fallo per me. Comanda pure, mio signore. Bene. Ascolta. Sapì dall'FBI che Mumu era sospettato di trafficare droga dalla Colombia. Una notte penetrai nell'ambasciata di Petrolia. Speravo di trovare dei documenti per incastrare definitivamente Mumu e obbligarlo a liberare la figlia di Fairbanks. Thank you.
83, Roger. Tu, Fauzi! Lasciami solo! Sei un bastardo, Chief Mumu! Sì, lo so! Che cosa ci fai qui? Beh, questa è la mia villa, tesoro! Mi hai rapita per obbligare mio padre ad alzare i prezzi OPEC del petrolio! Indovinato, mia cara! Io ti odio. Ah, sì? Credimi. Fra meno di un minuto mi amerai. Così è questo il gioco del mio padrone. Lo ripagherò con la stessa moneta. Che diavolo sei tu? Il mio nome è Curva, la dama di Liquirizia. Nespa? Oh, oh. Dai, entra. Perché non ti accomodi? Beviamo qualcosa? Ok. Del gin va bene? Certo. Qualcuno ti sta cercando, tesoro. Potresti dirmi che ci fai qui? Oh, non mi importa di essere generosa, ma è scoraggiante sapere che i problemi di tre poveri diavoli non valgono un fico secco in questo pazzo mondo. Tre poveri diavoli? Dove l'hanno nascosto? Oh, non
così veloce, cocco. Prima facciamo un bel combattimento a letto e poi il prode Robin Hood può buttarsi nella mischia e salvare Lady Marianne nella villa dello Sheik. Nessun doppio gioco, cara. Prima liberiamo Lady Marianne e poi scappiamo lungo l'oscuro sentiero dell'erotismo. Oppure puoi cominciare a togliere le tue chiappe da qui. Sono stato chiaro? Oh, che stupido sei. Spesso in un uomo l'impulso sessuale si manifesta in esplosioni di ira incontrollata, per nascondere il desiderio unito alla lussuria. Questa birra è davvero buona, vero Dodo? Sì, Fifi. Fa sopportare meglio questo schifoso cibo che siamo obbligati a mangiare. Vodka! No, Fifi, è gin, gin, razza di cammello beone. Ma Dodo, io credevo... Fifi, se non la smetti subito, ti impacchetto per bene e ti rispedisco subito a Petrolia in un'enorme valigia diplomatica. Ma Dodo, non mi vuoi più bene? Certo che ti voglio bene, Fifi. Chi ha fatto in modo che tu entrassi nel corpo diplomatico? Sei stato tu, Dodo. Sì, purtroppo. Quindi ormai siamo fratelli per sempre. Per sempre, Fifi. Accomodatevi pure, ragazzi. Sitz! Curva sta conducendo qui alla villa la spia americana. Quindi occhio. Cosa succederebbe se la spia si innamorasse di Curva, mio signore? Fifi non è cretino come sembra, mio grande signore. Ricorda, lei è scura e ha un bel culo e un bel seno. E io non sono certo matto, figli del caos. Se la spia privata per caso si innamorasse di Curva, i nostri problemi sarebbero risolti. I nostri problemi risolti? Sì. Come spesso dicono gli americani, noi prenderemmo due piccioni con una anguilla. Se qualcuno mi cerca, io sono in compagnia di Miss Fairbanks. Ah, casboia! Curva, è quella la villa di Chief Mumu? Sì. Chi è quel tizio laggiù? È Roland, l'ha detto alla spazzatura. E dove lo posso trovare? Alla discarica. Alla discarica? Alla discarica, alla discarica, è lì che vive. Dovrebbe essere lì dentro. Ora lascia che ci parli io. Ehi, dove li metti i diritti della donna? Calmati, Geraldine. Ok, capo. Che Dio ti conceda una magnifica giornata. Grazie.
È tuo quel camion posteggiato là fuori? Sì, l'ho appena fatto verniciare. Mi piace il tuo camion. Ognuno ha i suoi gusti. A me, ad esempio, piace lei. Il profumo che emani non ti aiuta di certo, carino. Charlie? Non ti piace la mia colonia? Io adoro le donne così sincere. Senti, avrei intenzione di farti una bella proposta. E quale sarebbe la tua proposta, eh? Ora cosa stai facendo? Prego perché tu sia un magnaccia. Senti, non sono un magnaccia. Voglio soltanto che tu mi presti per un giorno il tuo camion e i tuoi vestiti. Allora sono $1,000. Facciamo 100. 800. 400. 600. 500. Facciamo $500 in travel check americani. $500 e basta. È mezz'ora con la tua signora. Ehi, aspetta un momento. Per chi mi hai preso, amico? La signorina non si tocca. Oh, lei danzerà per me soltanto per 20 minuti. E altri 10 minuti per Tokyo. Nacchere giapponesi. Io non esco mai senza di loro. Roland è una delle spie di Mumu. Forse è meglio che lo tenga occupato. Così tu potrai buttarti nella mischia e salvare la bella Lady Marianne. E quindi mantenere la nostra promessa. Andrà tutto bene. Non preoccuparti per me. Roland puzza un po', ma non è pericoloso. Ecco, le chiavi della mia auto. Quando avrai finito, vai nel mio ufficio. Che ne sarà di noi, Rick? Possiamo sempre andare in Francia. È tutta tua, amico, divertiti. Bene, ma fai attenzione a non ammaccare il mio camion. Ragazze, ragazze, vi prego, calmatevi. Questa è l'ultima prova della danza per la festa di compleanno di Mumu. Bene, Fifi, è pronta la musica? Sì, ti va la quinta di Beethoven? No, no, e voi calmatevi, è troppo triste. Ok, vedo di trovare qualcos'altro. Ok, bene. Ragazze, mentre aspettiamo la musica facciamo un po' d'esercizio. Ora, ragazze, mentre aspettiamo la musica facciamo un po' di esercizio. Silenzio! Dobbiamo sviluppare il seno. Più grosso e più bello per il nostro supremo, dobbiamo sviluppare il seno, cara! Dobbiamo sviluppare il seno. Più grosso e più bello per il nostro supremo, dobbiamo sviluppare il seno. Perché ti sei fermato? Vuoi che ti porti un caffè? Non senti che puzza? Sto impazzendo con questo odore. Vai, sparisci e non farti più vedere. Vai, vai! Vai! Molto bene, brave ragazze. Ora, proviamo i passi di danza. Guardate i miei piedi. Ora proviamo i passi di danza. Osservate i miei piedi. Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, cambio. Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, cambio. Ragazze, calmatevi, vi prego, i miei nervi, ragazze! Ragazze! Ora la seconda parte, guardate i miei fianchi! Ora la seconda parte, guardate i miei fianchi! Do a sinistra, do a destra, ruotare due volte! Do a sinistra, do a destra, ruotare due volte! Ok, va bene, molto bene, molto bene! Ora, ragazze, proviamo tutto insieme! 5, 6, 7, 8. Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco. Cambio sinistra, destra, girare due volte, via. Bene, molto bene, bravissime ragazze. Ora fate un po' di pratica da sole. Noi andiamo a fare una prova di danza alla principessa Shili. Voi provate, torniamo fra 5 minuti. Pronte? 4, 5, 6, 7, vai! Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, cambio. Do a sinistra, do a destra, ruotare due volte.
Salute, Fauzi. Mi piace il tuo vestito. Che tutti i tuoi figli possano diventare giocatori di pallacanestro. Siamo venuti a prendere la principessa Shili per la prova di danza per la festa di compleanno. Se non ci fai passare, sarò costretto a dirlo a Chief Mumu. Forza, andiamo via di qui. Dodo, io avrei avuto più successo con lui. Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, cambio. Do a sinistra, do a destra, ruotare due volte. Dai, riproviamo. Ok, ok. Pronte? Via. Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, cambio. Do a sinistra. Scusate, do signore. Nessuna di voi conosce questa ragazza. Beh, non l'avete mai vista? È Shili Fairbanks. Shili. Sì, sì, è proprio lei, devo trovarla, sapete dirmi dove si trova? Lei è americana, ma purtroppo... ma cosa fate? No, lasciatemi! Che succede? Grande capo, la spia americana è nella villa! Cosa? La spia americana è nella villa? La mia! Persona velata, è tua abitudine spiare le ragazze nude? No, generalmente no. Ma tu non sei una delle guardie. Chi sei tu? Io sono una spia privata. Una spia privata travestita? Mi chiamo Simpson, Clifton Simpson. Hai già sentito il mio nome? No, ma sei un tipo carino. Beh, può darsi, ma non è per questo che sono qui. Lo so, perché sei qui. Sono venuto qui. Sono venuto qui per salvarti. Da cosa? Sono una spia privata ingaggiata da tuo padre per riportarti a casa. Cosa? E lasciare tutto questo per una sveltina con quel mostriciattolo del mio autista? Non voglio! Va bene, l'hai voluto tu. Voluto cosa? Guarda fissa qui dentro e ripeti con me. Tic-toc, 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 tic-toc. Tu adesso farai qualsiasi cosa che io ti ordinerò di fare. Inoltre mi seguirai dovunque io andrò e sarai la mia schiava e obbedirai a qualsiasi ordine che ti darò. Mi sono spiegato? Guarda fissa qui dentro e ripeti con me. Tic toc, tic toc, oh. Tic toc, tic toc. Grazie, 0011. Notizie da Clifton Simpson? Nessuna. Proprio nessuna? Nessuna. Forse l'ha trovata. Meglio chiamare Cunningham dell'FBI. Bene, signore. Dia Cunningham che siamo certi che Mumu è il capo della MTD, ma non dire che Clifton è sparito, capito? Capito. Allora fallo, avanti, spicciati! D'accordo, vado. Che dovrei fare con questa roba? Devi vestirti, Kung Fu. È stato davvero molto gentile a venire a farci visita, Mr. Spia Privata. Ma sì, la ringrazio. Pensi che non ho neanche l'invito. Lo sa che lei mi delude. E perché? Intrappolato da una sola donna. Perché? C'è qualcosa che lei non capirebbe, Chief Mumu. Si chiama cavalleria. Senta. I miei amici dell'OPEC e io abbiamo deciso di offrirle $1,000,000 in contanti se lei se ne va di qui. OPEC dei miei stivali. Oh. So molto bene che dietro di voi c'è la MTD. Oh, sei un bugiardo, tu sei un grosso bugiardo. Sei un grosso bugiardo, sì.
Lei e la sua gente credete di poter distruggere la democrazia americana perché confondete la depravazione con il divertimento. Questa è una balla! Questo è quello che pensa lei! Anche se noi non abbiamo molti meriti, la vostra è la nazione più stupida sulla faccia della terra. Quindi prendi il tuo milione e ficcatelo nel culo. Tu, maledetto capitalista, imperialista, bastardo e porco. Fatti sotto, faccia di culo. Oh, molto bene. Avrai il privilegio di lottare contro il drago nero, straniero. E chi sarebbe il drago nero? Oh, io sono il drago nero. Credo di essere nei guai. Sì, lo sei. Piazza! Sei finito, razza di zotico pieno di orgoglio imperialista! Merda, ma qui non è pronto ancora niente. Ma Dodo, avevi detto che ci avresti pensato tu. Non dire stronzate, facciamo di nuovo un controllo della lista delle sorprese. D'accordo. Per la festa. Allora, pene di gomma con batteria incorporata? Negativo. Oh. Bambola gonfiabile a grandezza naturale con aperture vibranti? Erano finite. Oh. Ci sono almeno le ragazze che dovevano scopare con le alci? Chico è arrivato in città, ma non posso. Chi le alci? No, le ragazze. Oh, ma che festa è senza qualche sorpresa? Che ne dici del gioco della ragazza nuda sugli sci? Ti ricordi che l'ultima volta li hai rotti? Oh, è vero, li ho rotti. Ma ci siamo divertiti lo stesso. Sì, ti è piaciuto. Smettila. Questa festa sarà un disastro. Sì, ma ci restano le ragazze e la nostra Biancaneve. Oh, Biancaneve, dove hai messo Biancaneve? Prendine un po', Fifi. Questa proprio ci voleva. Che bello. No, non sento niente, Dodo. Fifi, non devi soffiare, devi aspirare. Ah. Dammene un po'. Sì, Dodo, sì. Sembri un aspirapolvere. Viva Biancaneve. Viva. Non vedo più niente. Cosboia. Mumu sta arrivando. Oh, svelta, prepara le ragazze, cara. Svelta. Fifi, ricordati, dobbiamo stare molto attenti ad usare questo genere di droga. Nessuno deve abusarne, capito? Nessuno, capito. Cosa? Guarda. Ah, imbecille! Chi? Tu! Quando? Ora! Ah? Vai a prendere le ragazze, sì! No!
Sei soddisfatto, Dodo? Ci puoi giurare? Ora accendo le candeline. Per il compleanno di Mumu. Ragazze, dobbiamo fare una bella sorpresa al nostro signore. Sorpresa! Bravi! Questa sì che è una bella sorpresa. Grazie a tutti. È venuta bene, vero capo? Sì. Siete stati bravini. Potrei avere un po' d'acqua? No. Oh. Sì? Credo di sì, aspetti un minuto. Come ti chiami? Harper. Oh, è per te allora. Per me? Sì. Pronto? Pronto! Ha sbagliato numero, mi spiace. Bene, ragazze, siete pronte? Via! Dobbiamo! Dobbiamo! Dobbiamo sviluppare il seno! Ehi, ma che succede? Avranno dimenticato il balletto! Ma come possono aver dimenticato? L'abbiamo provato, ricordate! Avanti, ragazze, dobbiamo! 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 Attacco, punta! Attacco, punta! Ma è terribile! Oh, mi dispiace, perdonami, capo! Devono aver scordato i passi del balletto! Ragazze, è terribile! Dovevate riuscirci in qualche modo! Andate da Chief Mumu! Avanti, ragazze, svelte! Non posso guardare! Certo che puoi guardare, ormai sei maggiorenne, no? Che succede? La spia americana è fuggita. Chi? Cosa? Fuggito? Vai a riprenderlo! Andiamo, Dodo, dobbiamo catturare la spia! Tic. Bene, Shilly, senti, dobbiamo andare via da qui. Ripeti con me. Tic toc. Vieni con me. Tic toc. Vieni con me. Perfetto, andiamo. Tic toc. Tic.
Fermo lì! Hai finito di scappare? D'accordo. Alza le mani. Va bene. Dammi la principessa. Va bene. È tutta tua. Ok. Ora scilli. Fermo! Figlio di puttana! Puttana! Prendete la spia o morirete anche voi, razza di scemi! Andate! Ok, okay capo! Shelly, dai, abbassati, stai attenta! Ora ti spiego il mio piano. Prendi questa pistola. Voglio che tu ti alzi in piedi e che spari contro chiunque si avvicina vestito di nero, d'accordo? Fifi? Sì, Dodo. Riesci a sentirmi? Sì. Allora fottiti! E dove? Via! Scusa. Fermo! Fottati! Lascia la principessa! Se qualcuno si avvicina, la uccido! Ok, Shelly, è fatta. Aiuto, scappiamo! Shelly! Torna indietro! Andiamo! Imbecille, che cavolo fai? Andiamo, Dodo! Ok, ci arrendiamo. Lascia la principessa o ti faccio pezzetti. Non c'è problema, amico. È tutta tua. Prendila. Shelly? Oh. No, no, è meglio questa. Vieni, Shelly. Entra, dai.
Maledetto figlio di puttana! Ha rubato la mia auto! Imbecilli, inseguitelo! Ho in serbo una sorpresa per i nostri amici americani. Darò in pasto ai poveri, mister spia privata. Indietro! Indietro! State indietro! Sparare! Faccia! Non sparare, ti prego! In ginocchio! Vieni, Shilly! Salve! Ehi, ma cosa fa? Che ne so, io... Idiota, sta scappando! Merda, dobbiamo prenderlo! Fermo! Qualcuno lo fermi! Fermo! Disgrazia!
mamma mia. Dodo! Non toccarmi! Dodo! Guarda, Dodo, la spia americana! Ma cosa dici, pezzo di idiota? Non vedi che quello è il capo? Muoviti, alzati! Scusa. Oh, merda. Un momento. Non dirmi che vuoi fare quel trapianto di testicoli a Boston. Perfetto, avanti, Shilly, andiamo via da qui. Io conterò fino a tre. E al mio tre tu ti sveglierai completamente rilassata, d'accordo? Sei pronta? Uno, due, tre. Oddio, ho bisogno di scopare. Ah, Shilly, vergognati, pensi sempre a quello. E tu che diavolo sei? Io mi chiamo Clifton Simpson e sono una spia privata. Oh, non ricominciare di nuovo, che cosa diavolo vuoi? Mi hanno pagato per liberarti, tesoro. Liberarmi da cosa? Da Chief Mumu. Oh, questa è bella! Oggi dovevo andare ad una festa alla villa. Adesso mi riporti lì immediatamente. Io non voglio tornare a casa. Non voglio Senti, tornare a casa. Senti, Shilly, solo un momento. Tuo padre è stato molto chiaro con me. Ha detto che ti rivoleva a casa tutta intera. Io sono tutta intera. Oh, certo che lo sei. Mio padre non ha mai voluto che mi divertissi. Inoltre... Perché tornare da quella mezza tacca di autista e da quel vecchio maestro di tennis che non riesce neanche a tenere in mano la racchetta? Tu tornerai a casa, Shilly, che ti piaccia Niente o no. Niente da fare, cos'è? D'accordo. Così perderai gli allenamenti. Gli allenamenti di cosa? Ah, non te l'ho detto? Bene, tuo padre, come regalo di bentornata, ti sta comprando i Dallas Cowboys. I Dallas Cowboys? Mm-hmm. Tutti quanti? Tutta la squadra al completo. Che bello tornare a casa. I Dallas Cowboys. Beh, non proprio. Ma dovevo pure inventare qualcosa. Così lei beve la storia. La riportai subito a casa di suo padre e lui fu strafelice di riavere con sé la sua tenera figliola. Capisco, ma non mi sembra questa la fine della storia. Ancora non mi ha spiegato perché lei è finito qui. Bene, io tornai al mio ufficio. Dio mio. Sei tu. Sono ritornata. Proprio come succede nei film. Sono felice. Ti credevo morta ormai. Scoprii di essere stata equipaggiata. Così misi la bomba a Roland, l'uomo dell'immondizia. Danzai per lui. E poi fuggì. E così lui finì capo. Ma morì felice. Oh, ne sono certo. Stai cercando di fregarmi di nuovo? Non ti ho mai fregato, Rick. Siamo stati traditi, tutti e due. Dodo! Sei sicuro che questo aggeggio è in grado di volare? Oh, non preoccuparti, grande capo. Da bambino facevo volare dei modellini. Merda. Rick, non dimenticare la sorpresa che mi hai promesso tempo fa. Oh, curva. Non l'ho dimenticata. Curva adora le tue sorprese. Oh. 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 Merda! Dodo!
Senti, Dodo, perché stiamo volando così da una parte all'altra? Probabilmente perché c'è la luna piena, grandissimo capo. Dodo, sei certo di poter atterrare con questa cosa? Siediti dietro e rilassati, ho iperventilato. Io non ti deluderò. Oh, merda. Come ti senti? Oh, mi sento benissimo. C'è una cosa che avrei dovuto dirti molto tempo fa. So esattamente cosa vorresti dirmi, ma è troppo tardi. Perché, Rick? Perché il mondo che noi conosciamo è finito. Ora noi siamo soltanto vittime dell'anarchia totalitaria. Ma Rick, possiamo sempre andare in Francia. È vero. Non dimenticare, Chief Mumu, che io sono cittadino americano. Prendilo! Prendilo! Che cosa vuoi fare, tesoro? Io ti voglio ricompensare per il lavoro ben fatto, mia cara regina. Bene, divertiti. Questo è il nostro ultimo incontro. Così Curva l'aveva proprio imbrogliata. Sì, proprio così. Bene. È così che sono finito qui. Gli uomini di Chief Mumu mi legarono e bavagliarono e mi trasportarono qui a Petrolia in una valigia diplomatica abbastanza grande. Fui processato con l'accusa di tradimento. Ma lei fu responsabile della morte di Mumu? Come lo spiegò questo? Non dovetti spiegarlo. La giustizia di Petrolia non ha bisogno di parole. E lei è chiusa qui da allora? Effettivamente non ho girato molto. Lo sa, Mr. Lasker, quando decisi di intraprendere questa professione, credevo di contribuire alla creazione di una nuova società. Una società che si dedicasse alla felicità, alla libertà, al diritto e alla crescita del benessere economico per tutti quanti. Niente, niente più cupidigia, fame, niente più carte di credito, niente, niente scrivanie, niente droghe, niente OPEC, niente terroristi, niente tasse, niente povertà, niente... Ora l'abbiamo ottenuto.
Niente più politici? No, purtroppo. I politici ci sono ancora. Merda. È ovvio che gli anglosassoni sono ora una minoranza. L'inglese è la seconda lingua dopo l'americano. Ma lei? Lei è ricordato. Lei è l'eroe di una nuova società. Muchas gracias. Ecco perché il Time mi ha mandato qui per sentire la sua storia e... Sì? Stanno preparando la sua scarcerazione. Capitano Scott! Arrivo! Mr. Fairbanks ha lasciato l'attestato della sua ricompensa negli Stati Uniti. L'avevo dimenticata. $1,000,000. Sono un uomo ricco. Sono un uomo ricco! Non sarei così felice se fossi in lei. Perché non dovrei essere felice? Beh, questa cifra risale a 28 anni fa e con l'inflazione, se è fortunato, con $1,000,000 potrà pagarsi al massimo una delle sue scappatelle. Come dissi a Curva, possiamo sempre andare in Francia! Addio, Mr. Simpson. Thank you.